Io 2 settimane fa ho detto che c'era bisogno di lavorare, c'era bisogno di andare in campo a testa bassa e cercare di impegnarci il più possibile per uscire da una situazione delicata. E quest'oggi, a distanza di 2 settimane, 3 settimane penso che siano passate, vorrei dire la stessa cosa, nel senso che anzi dico la stessa cosa, dobbiamo continuare a lavorare per cercare di mantenere questo trend, per cercare di far sì che questo momento molto positivo per il Teramo si protrae nel tempo e quindi di conseguenza secondo me non è cambiato nulla perché comunque abbiamo sempre lavorato e diciamo che anche un po' di episodi a nostro favore dovevano girare, quindi di conseguenza un po' tutto in queste ultime settimane, l'affiatamento, il fatto di lavorare, gli episodi, tutto quello che ci sta nel mondo del calcio, ci è servito a tirarci fuori da una situazione molto delicata. Però altre parole non mi sento di dire perché il lavoro, la dedizione dobbiamo sempre tenerla. Sicuramente adesso andiamo ad affrontare un trend di partite difficili perché comunque giochiamo con squadre molto attrezzate di questo girone. Però credo che sicuramente fare dei punti sia molto importante anche a livello morale, visto che comunque, come dicevo prima, sono squadre importanti. Però credo che vincere o fare punti con qualsiasi squadra al giorno d'oggi sia di massima importanza. Quindi credo che magari sì, ci può dare qualche indicazione, però credo che non sia una cosa fondamentale, ecco. In queste partite, secondo me, siamo riusciti anche a migliorare e soprattutto anche a soffrire un po' quello che magari in altre situazioni magari non riuscivamo. E quindi, secondo me, piano piano più riusciremo a portare a casa con bravura, con fortuna, con episodi, queste partite qui, più sicuramente ci troveremo ad essere anche da quel punto di vista lì molto più preparati. Diciamo che sì, l'ho parata io, nel senso che è stato questo pallone messo in mezzo su calcio d'angolo, è stato un pallone forte, messo anche bene perché l'ha messo in un punto dove la nostra difesa zona, visto che difendiamo a zona nei calci piazzati, in quel punto lì è un punto che comunque tutte le zone, tutta questa maniera di difendere è abbastanza difficile da tamponare e ho visto che non potevo uscire e quindi sono andato in protezione della porta e grazie a Dio mi ha centrato il braccio sinistro. Noi abbiamo giocato assieme con Matteo Piccini, abbiamo giocato assieme a Real Vicenza e mi ha detto: Matteo, cosa hai fatto? Come hai fatto? E gli ho detto: Matteo, mi è sbattuto addosso, è andata bene. Quindi no, dai, grazie a Dio è servita la cosa più importante, che è servita nell'economia della partita, perché comunque valsa i 3 punti che abbiamo guadagnato insieme ai miei compagni, quindi quella è la cosa più importante.